Sì, una partita No, no, che non, in cui non devi ricordo. rischiare niente dal punto di vista di No, no, ma integrità fisica. sì, ma esatto. Mamma mia, che se sono magnati. Certe pedine andrebbero Scarabacche, risparmiate assolutamente Scarabacche, per. momenti fa uno pari. Allora, praticamente Andrea ci sta dicendo che bisogna ricordare anche che c'è la serata di Champion e Sì. quindi in concomitanza a Nido delle Aquile ci sono le partite della Coppa dei Campioni che si stanno Antonio effettuando in diretta. sta seguendo un po' i risultati per vedere Sì. chi possono essere le terze che magari Lo diremo poi ci a interessano in fine queste le terze non le andiamo a partite. incontrare noi. Però ci interessano come squadre che arrivano in Europa League. Sì, Sì. però magari Attualmente sperando che quali vengano eliminati. sarebbero, Antonio? Allora, attualmente sarebbero il Celtic, poi ci sarebbe lo Sporting Lisbona, l'Atletico Madrid e qui cosa c'è più? Olympiacos, Juventus e il CSKA Mosca. CSK Mosca, quindi CSKA queste Mosca. saranno, CSKA potrebbe. Mosca, Sporting, Celtic e Atletico Madrid. Diciamo Chiaramente non ufficiali, ma ad ora sì, no. anche Si perché quanto manca quando manca? manca no, 5 minuti più o 5 minuti meno su tra i tutti i quattro. campi. Sì. 5 minuti più recupero. Sì, assolutamente. Tranne a Recupero Roma e a Londra con il Chelsea che qualche minuto in più che stanno all'84esimo. Comunque Andrea, anche se dovesse pareggiare il Carabag, passerebbe. No, non succede niente. No, non cambia Cambia perché l'Atletico non niente. sta vincendo a Cambierebbe solo il Londra. primo e il secondo posto, Sì. credo. Sì, lo so, no, Manu. No, perché se Io, ripeto, pareggiasse voglio il che passano. Carabag e vincesse l'Atletico Madrid, cambierebbe poi la terza. Però al Cambierebbe momento tutto. questo non sta avvenendo. No, ma io voglio che passano, tranquilli. No, a noi ci interessano le terze, quindi per No, capire infatti. bene chi ci Comunque, ritroveremo in Europa League. era quello il discorso. Tornando a noi, è che ricordo che all'ultima partita abbiamo perso Mani, per noi fondamentale, la partita nulla, quindi gli infortuni escono pure su partite che non valgono niente, anzi forse escono proprio più su queste che su partite magari più tirate, quindi io metterei veramente tutti a riposo, io manco su aereo li metterei, quindi... Beh, qualcuno penso che non partirà nemmeno da Roma. Beh, Sì, ma Milinkovic sì, ma dai, una maglia a immobile. Faris, porti 13 giocatori, indispensabile, basta. Sì, Anche perché io sono poi d'accordo. due dei cambi che Ma verranno Nani quando effettuati, rientra? penso poco prima di Natale o poco dopo, più o meno era una ventina di giorni, poco più, che doveva star fuori, quindi su per giù quello il periodo. Sì. Sì, i tempi erano quelli, anche perché comunque è un infortunio, diciamo una ricaduta di una cosa che già aveva avuto. Speriamo bene perché il suo apporto sicuramente serve alla Lazio, Beh, è un sì, è giocatore importante. mancato Speriamo. proprio questo, diciamo, forse in questo periodo della Lazio, delle alternative lì sulla tre quarti in avanti, diciamo, per cambiare passo in alcune partite, come ad esempio anche quella con la Fiorentina, per dire. Comunque, magari un innesto del genere avrebbe potuto far sì che la Lazio poi chiudesse veramente la partita, come poi stava succedendo comunque con Parolo e Luis Alberto. E quindi, diciamo, in tal senso la partita con lo Zulte Waregem, secondo me, è importante anche per ritestare Wallace e Felipe Anderson, che sicuramente entreranno a partita in corso, da quello che ha lasciato intendere Inzaghi, di modo da ritrovare poi man mano la condizione. Non li rischierà dal primo minuto, penso, per il clima, diciamo, gelido che attende poi la Lazio lì in Belgio, e quindi forse è meglio non rischiarli dall'inizio. Giocheranno uno spezzone per rientrare poi in forma. Beh sì, proprio a livello climatico ci aspettano tre appuntamenti: Belgio di qua a Roma col Torino e poi la Coppa Italia giovedì col Con Cittadella, tutte di Cittadella. sera. Sì, no, però riallacciandomi alle parole di Antonio del clima gelido, poi c'è subito dopo Bergamo anche con Anche l'Atalanta, quella poi alle anche quella alle 20:45. 20:45, pure lì un bel Quindi clima dopo caldo. tutte. Sì, no, ci sono. Naturalmente, vabbè, qualcuno deve giocare la sera per questo fatto Presumo che delle poi televisioni. Però Crotone Inter idem, perché mettere. sono i turni quelli, diciamo, natalizi di Capodanno, quindi presumo che anche quelli poi vanno a giocare in serale, quindi praticamente dicembre di notte. Sì, Cioè, sarebbe da ricordare,
visto che è una novità quest'anno con la pausa spostata, quella di Natale, il calendario, perché molti magari non sono preparati. Ora non so se siete, vi trovo spiazzati pure a voi, però. No, l'avevamo accennato l'altra volta, no, in verità. figurati. Lazio Crotone 23 dicembre, Inter Lazio 30 dicembre. In più un E no, poi? eventuale quarto di Coppa Italia a Santo Stefano contro la Sì, ma no, Vincenza. ma non si ferma però lì il campionato, però va avanti dopo il 30 dicembre. Ah, non finisce? No, Con no, l'anno il no. No, campionato? fa, c'è anche il Cioè, io 6, pensavo diciamo, che. dell'Epifania, diciamo, 6 chiamiamolo gennaio, così. E cioè. poi, 6 sì. gennaio andiamo, C'è la Spal, mi sì. pare. Sì. Sì, la prima Sì, di ritorno. La prima di ritorno. E poi esatto. lì c'è Andiamo la a sosta. Ferrara il 6 gennaio. E E poi lì c'è poi? la E sosta. poi c'è la sosta. Ah, quindi no, dopo la Spal c'è la sosta. E si rientra? Ah, Sembra il professore. quando uno si è riposato rientra, che ne Se so, non erro magari tu Ah, quindi dici, a scelta, sì, a diciamo, non c'è scelta, una ti data. dice, te vuoi Sì, andare, ma che ne c'è una so. sola settimana poi di sosta. In realtà E poi non c'è sono più due. Lazio-Chievo. E poi c'è Lazio-Chievo, questa Vabbè, comunque non partita siete molto preparati perché non sfortunata. sapete quando c'è Lazio-Chievo. Ma come no? E dovrebbe Noi essere il stiamo 21 gennaio, dovrebbe essere. aspettando di saperlo da te, perché No, noi aspetta, ci che a abbiamo me è il 9 gennaio. 21. Noi stiamo aspettando di 31 sapere. gennaio. 21? Ma che siete? No, perché è 21 andata via un po' la gennaio. voce, c'è stato un problema Dai, con i microfoni. no, a parte gli scherzi, diamo le date esatte perché giustamente almeno un minimo di informazione dobbiamo farla. Allora, Lazio-Torino lunedì alle 21. La partita di Coppa Italia, come abbiamo detto, ci sarà di giovedì sempre alle 21. Successivamente Atalanta-Lazio di domenica alle 20:45, poi Lazio-Crotone 23 dicembre alle Ah, 12:30, ok, quindi questa quindi. orario proprio ancora peggio. Sì, direi di sì. Inter-Lazio 30 dicembre col caldo alle 18, Spal-Lazio 6 gennaio alle 15, Lazio-Chievo 21 gennaio alle 15, Lazio-Udinese. Recupero della partita interrotta per maltempo il 24 gennaio, riportato come orario alle 19. Poi c'è Credo Milan. però che tutte queste qui che proseguono, Milan-Lazio non 28 sono ancora stati gennaio. stabiliti gli orari, Ci sono gli credo. orari di base, Sì, gli poi orari ci di sono gli base, sì. anticipi e i posticipi che ancora devono essere decisi. Comunque, 21, 28 gennaio, Milan-Lazio alle ore 15. Quindi questi sono i turni, Andrea, che ci Andare aspettano. con un po', sì. No, scusate. Si è Comunque, sentito, no? sì, Io no, niente, non fa ho niente. sentito che c'è un mulo, ma non so dove sta sto mulo. No, scusate, che sto vedendo la partita vicino a una persona che non gli è mai fregato niente e mo si sta eccitando per un nodo. Senza Comunque, fare nomi, eh. sì, comunque sia, abbiamo la prima squadra che è arrivata terza nel proprio girone di Champions League e quindi retrocederà In Europa? in Europa, che è il Celtic. Sì, Quindi la prima squadra esattamente. ufficiale ad accedere all'Europa League è il Celtic di Glasgow. Per le altre manca poco, però praticamente è scontato lo Sporting L'Atletico. Lisbona. Lo Sporting Lisbona e in teoria L'Atletico e il CSKA a Mosca. l'Atletico di Madrid. No, anche il CSKA è ormai L'Atletico ufficiale. credo che l'andrà a Anche se sì, è vincere la ufficiale ora Coppa. CSKA Mosca è Ma finita. l'Atletico quest'anno ha grosse difficoltà, anche No, nel. ma sta uscendo fuori però. Anche io avevo notato questa difficoltà, ma sta uscendo fuori. Oggi perché gli stimoli non servivano, però già stava andando a vincere a Londra. Sta recuperando la grande. Ma in campionato Tranquilli. ancora lontana dai Anche per vertici, la eh. Juventus. Lo so, ma sta recuperando. Sì, no, per carità di Dio, non si giudica il valore dell'Atletico, però rispetto agli altri anni, quando arrivava in fine Champions League, sembra avere una squadra, non ti dico appagata, però una squadra meno brillante delle altre stagioni. Chiaro è che è di valore assoluto per la competizione che andrà a affrontare. Però, come avevate detto voi prima, non prima dei sedicesimi, non prima degli ottavi la potremmo incontrare l'Atletico Madrid. Perché. No, a questo punto presumo, credo se il criterio, poi non so se è cambiato, infatti poi bisognerà informarsi bene della divisione delle squadre in base ai punti che hanno poi fatto durante la fase a gironi, e l'Atletico Madrid dovrebbe essere una di quelle che è più in svantaggio rispetto ad altre, perché con soli 7 punti non è detto che sia tra le prime quattro.
quindi poi bisognerà vedere anche ciò che succede domani sera e capire se ancora questo è il criterio, perché potrebbero anche essere divise in base al ranking. Quindi bisogna vedere un po' queste cose prima poi di capire quali sono quelle che può affrontare o no la Lazio. Allora, la Roma è passata, finale di partita, quindi Roma batte Karabakh 1-0 e l'Atletico Madrid quindi accede all'Europa League. Quindi anche questo è diventato ufficiale, come lo Sporting Lisbona. Manca soltanto, no, niente, mancano soltanto quelle del di domani sera. Di domani sera, quindi potrebbero essere il Napoli, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Anche questi avversari, l'Ipsia o il Porto. Sì, e è tutto in divenire in quel girone. E anche il girone, il gruppo E, potrebbero esserci delle sorprese tra Spartak Mosca, Siviglia e Liverpool. Quindi si prospetta una bella Europa League dai sedicesimi in poi, Andrea? Sì. Ma non so neanche le altre che passano della Coppa UEFA giovedì. Però adesso si fa duro, e fortunatamente ci sarà questa fase, non so quando riprenderà, a fine febbraio credo, e noi adesso dovremmo fare più punti possibili in campionato, soprattutto quelle date che ha annunciato prima Gianfranco, quelle che vanno tra l'inizio dopo la pausa e con il recupero dell'Udinese, li dobbiamo mettere molti punti in cascina per poi quando si arriverà a quel periodo fatidico che è marzo, dove lì ci giochiamo un po' tutto, e lì forse non so se dovremmo fare anche una scelta. Anche perché poi di partite particolarmente complicate c'è soltanto quella di Milano con l'Inter, perché poi andremo a riaffrontare Napoli che a febbraio addirittura, quindi c'è una... Pure la trasferta di Bergamo, insomma. Sì, però di un certo rango, diciamo che è quella di Milano e poi quella di Napoli. Delle prime cinque. Delle prime cinque, diciamo, Napoli e Inter sono ben distribuite nell'arco di questi due Napoli mesi. Napoli all'11 febbraio. L'unica cosa che mi lascia un po' così amareggiato è che l'altro anno non mi ricordo squadre del rango di Dortmund, Atletico Madrid che fossero retrocesse nell'Europa League. Ma dipende, ogni anno poi la Champions regala, diciamo, a volte le sorprese un po' strane. Ci fu un anno in cui retrocessero entrambi i Manchester in Europa League, alla fine in finale ci arrivò l'Athletic Bilbao contro l'Atletico Madrid. Quindi comunque bisognerà anche vedere poi queste squadre come si caleranno in questa competizione. Ad esempio, certo, un sentore che ho personalmente, che se dovesse, come molto probabilmente accadrà, retrocedere in Napoli, non sarà una protagonista così come poi si vuole far credere per il blasone poi della squadra, perché non ci punterà. Presumo che farà così, poi userà molte seconde linee e non punterà molto sulla competizione, anche se poi dovesse beccare un sorteggio insidioso. Se fanno lo stesso... Se terranno lo stesso comportamento come l'hanno tenuto in Champions, su cui non ci hanno puntato per niente, stanno puntando tutto sul campionato, credo che l'Europa League si comporteranno uguale. Sarà un, tra virgolette, diciamo, una seccatura da eliminare, almeno secondo me. Poi può anche se poi ho visto questa cosa sull'Europa League sempre un po' assurda, perché comunque è un trofeo importante per una squadra poi che non vince magari da tanto, come il Napoli, un trofeo importante sarebbe quello su cui puntare pure, ma sono scelte fatte pure da altre squadre italiane negli anni scorsi. L'Inter l'anno scorso, che è uscita in un girone praticamente ridicolo, arrivando ultima, facendosi battere due volte dall'Apoel Beersheba. Sì, quello che vi dicevo. E tutto questo, l'Europa League veramente è la competizione forse internazionale più imponderabile. L'ha dimostrato il Basilea, arrivando per diversi anni contro pronostico quasi fino in fondo. O anche il caso che avevo accennato prima dell'Athletic di Bilbao, che nel 2012 è arrivato in finale. Quindi sì, a volte viene un po' snobbata. Invece per alcune squadre ma non capisco il perché. Esatto, un punto di partenza, come lo è stato per il Porto di Mourinho, cominciando la Coppa UEFA per arrivare poi l'anno dopo la Coppa dei Campioni. Comunque un trampolino in lancio. Anche perché ricordiamo, un trofeo importante. Poi all'Italia è mancata tanto, insomma. Dal 1998-99 il Parma. Esattamente. Da allora c'è questa maledizione che ha colpito il calcio italiano, perché alcune volte, anche per come sono uscite alcune squadre, ricordo la Lazio
nella sfortunata semifinale contro il Porto di Mourinho.